and right. Cari amici che amate il grande sport e il grande tennis, questa sera vi divertite con tre personaggi top level, assolutamente. Tre grandi amici con i quali chiacchiereremo di uno sport meraviglioso, con il sorriso sulle labbra, così come siamo soliti fare sempre sulla pagina Fantini Club. E subito vado a salutare Claudio Fantini perché ha una bellissima notizia per tutti. Ciao Claudio! Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Good news vogliamo sapere, cioè quando possiamo arrivare? Come vedete oggi al Fantini Club c'è già tanto sole dalla mia inquadratura e ufficialmente il 29 di maggio potremo aprire le nostre spiagge. E questa è una bellissima notizia, perciò verremo a giocare anche a paddle, perché per il tennis non sei ancora attrezzato, ma non poniamo limiti alla divina provvidenza, perché dopo la chiacchierata di questa sera con questi tre campioni facciamo anche un bel campo da tennis e verranno, perché questa sera siamo veramente nell'Olimpo di questo sport, Claudio? Indubbiamente, abbiamo tre personaggi che insomma questa sera, per chi è amante di tennis come dicevi tu, insomma potranno rispondere, anche perché ai nostri amici che sono in diretta possono fare domande, chiedere curiosità e noi saremo ben felici di poter rispondere. E in più ho il piacere di invitarli quest'estate in un paddle o in un beach tennis, se sono disponibili al Fantini Club. Beh, adesso se sanno giocare a racchettoni poi dopo glielo chiediamo, ma subito io passo da una carissima amica che secondo me a racchettoni ha già giocato e a tennis era bravissima, ed è Raffaella Reggi. Ciao Raffa, come stai? Ciao, bene, grazie. Ciao Claudio, ciao Lorenzo, tutto bene? Ciao, che bello vederti. La domanda te la faccio subito: come va con i racchettoni? Che adesso si chiama beach tennis, ma con i racchettoni come andiamo? Poco bene, adesso c'è il puzzle che un po' sta prendendo, io sono ancora rimasta indietro, racchetta e palla, quindi io sono ancora un po' nel vintage, diciamo così, perché ormai in Romagna tra il racchettone e adesso il puzzle che sta prendendo piede, quindi dai, però io sono ancora rimasta la mia fedele racchetta con la pallina. Alla grande, voglio dire, una delle più grandi tenniste della storia d'Italia, ma poi ricorderemo anche le tue imprese, perché per quei pochissimi che non lo sapessero, lei ha vinto non solo una medaglia olimpica di bronzo nel 2014, ti ho portato un po' su, hai capito Raffaele? Sì, esatto. Grazie, come sei carino. E poi all'US Open ha vinto, ed è l'unica donna ad averlo fatto, il titolo in un grande slam misto, ma poi ne parliamo Raffi. Adesso andiamo a presentare un altro straordinario giocatore simpatico, perché la caratteristica per far parte di questo gruppo è essere non solo bravi ma anche simpatici, e Filippo Volandri è sia bravo che simpatico. Ciao Filo, come stai? Bene, bene, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Grazie del simpatico, ciao. Soprattutto questa è la parte che mi piace di più. Allora io ti chiedo subito, ti faccio una domanda tecnica, fammi vedere l'occhiaia con due bimbi piccoli in casa, uno di pochi mesi. Allora, poi non tutti lo sanno, io a fine dicembre mi sono sposato, però non c'era scritto che devo stare 2 mesi e mezzo in casa con mia moglie e i bambini, da nessuna parte, quindi adesso voglio rivedere tutto, perché così mi hanno fregato, non va bene. Non va bene. Filippo Volandri è stato uno dei più grandi tennisti italiani, fra l'altro dopo ti facciamo rivedere un momento che lo so che nel cuore ti sta, chi ama lo sport, non solo il tennis, questo momento non può averlo mai dimenticato. E poi direttamente da Monte Carlo, sua maestà Ivan Ljubičić, che abbraccio con grande simpatia e affetto. Ciao Ivan, come stai? Ciao a tutti, benissimo, grazie. Ciao Ivan. Grande Ivan, grande Ivan.
per quei pochissimi che non lo sapessero, è solo l'allenatore di Roger Federer. Così, voglio dire, Raffi, abbiamo giocato subito l'asso di briscola, così pronti via. Sì, poi lui è stato per me il numero uno del mondo dei normali, perché è stato il numero tre del mondo e davanti c'aveva Rafa e Roger, quindi per me era il numero uno dei normali, ecco. I marziali sono diventati per me il numero uno del mondo. I marziali sono diventati più di due nel frattempo. Allora, domanda che vi faccio subito, ragazzi, perché avete capito il clima che caratterizza questa chiacchierata, noi tre. Loro tre, come, cioè, noi ci siamo divertiti molto quando nell'altra vita abbiamo condiviso un'esperienza meravigliosa. Quando si gioca a tennis, Ivan, che vogliono sapere gli appassionati, cioè, nello slam, nei tornei di rilievo, poi dopo chiedo anche a Raffi e Fillo quando si gioca invece un po' qua da noi. Beh, il tennis si gioca subito, cioè, nel senso che giocare a tennis si gioca già da domani. Il problema è la competizione, che purtroppo il tennis è uno sport globale, forse quello più globale di tutti. Serve viaggiare, serve poter viaggiare liberamente da un posto all'altro, da un paese all'altro, da un continente all'altro, per avere il circuito pieno. Quindi dovremmo avere un po' di pazienza. Non si sa, ovviamente non dipende né dall'ATP, né da ITF, né da Wimbledon, o piuttosto non so chi, dipenderà dal virus e dai governi che ci permetteranno di viaggiare o meno. Filippo, tu adesso sei direttore tecnico per il settore maschile della federazione, perciò sei a Tirrenia. Da voi com'è l'attività? È sospesa per il momento, quando riprendete? Allora, noi riapriremo il 18, perché da decreto amministrativo noi non possiamo utilizzare foresterie e la mensa, quindi di conseguenza siamo rimasti chiusi un pochino di più rispetto ai circoli privati, che a porte chiuse invece hanno potuto ospitare i giocatori di prima e seconda categoria già dal 4 di maggio, e noi, essendo un'accademia, aspetteremo fino al 18. Quindi il tennis è ripreso. Paradossalmente è stato il primo sport a riprendere per gli allenamenti, ma forse l'ultimo a ripartire con il circuito, come diceva bene Ivan, proprio perché è uno sport globale, quindi questi spostamenti, soprattutto con gli aerei, stanno creando difficoltà. ATP ovviamente cercherà di salvaguardare soprattutto i tornei dello Slam, i Master 1000, però ecco, stanno cercando di capire il come. Allora, ragazzi, noi facciamo una chiacchierata in assoluta serenità, spaziando da ieri, oggi e domani. Perciò, Raffi, parto con te. Ti faccio vedere un'immagine dove hai ottenuto questa grande vittoria nel 1986 con lo spagnolo Sergio Casal. E poi, che sei quella a sinistra e a destra, sei d'azzurra vestita. Sì, questa è Los Angeles, la medaglia di bronzo. È il tennis che rientra come sport olimpico, anche se quell'anno era dimostrativo, e quindi io e Paolo Canè vinciamo la medaglia di bronzo, no? È stata una gran bella esperienza, ho avuto occasione di farne tre come giocatrice di Olimpiadi, e hanno segnato un po' tutti e tre un certo percorso. Barcellona nel 92 smisi poi di giocare, e come capitana di Federation Cup a Sydney del 2000, quindi insomma poter giocare alle Olimpiadi, per me quantomeno vestire la maglia azzurra è sempre stato un traguardo e un orgoglio non indifferente. Mentre la sinistra, insomma, il match, la finale contro Fleming e Navratilova, dove io non ho mai perso il servizio, battevo e scendevo a rete. Io a rete in singolare andavo solo per dar la mano e niente di più. E quindi in doppio, battere e scendere, due break su Fleming, insomma, rimarrà, secondo me, almeno per me, nella storia, perché insomma vincere un doppio misto che non era proprio, diciamo così, il massimo per me, però è stato molto molto bello. Brava Raffi. Allora, Ivan, invece noi abbiamo preparato un po' di immagini, ragazzi, che vi riguardano, perché così è più facile. Con qualche immagine vedo che cambia anche l'espressione, perché vi rivedete anche. Ivan, 15 aprile 2012, io ti faccio vedere il giorno in cui, cos'è successo? Io ho visto già la faccia, cos'è successo quel giorno? No, è il giorno che abbiamo parlato per la prima volta io e te. Bravo Ivan, eccoci qua, guarda qua. È il giorno del ritiro, l'ultima partita. Insomma, diciamo un addio per l'attività
quella professionale da giocatore, poi l'inizio di un'altra bella carriera, insomma. Non era una fine, era un traguardo raggiunto e poi si è aperto un altro. Guarda, allora devo dirti che noi abbiamo lavorato insieme tanto tempo, la Raffi è stata il primo giorno di Sky, poi è arrivato Filippo, è arrivato Ivan, il rapporto con voi è stato meraviglioso ed è stato casuale perché noi non ci conoscevamo prima, né con Fillo che sono andato a trovare a Reggio Emilia al circolo di Canali, né a Ivan, perché quando ho sentito la telecronaca di Elena Pero che diceva Ivan smette, gli ho detto guarda, siccome l'ho sentito parlare durante le interviste me lo passi per piacere, poi sei arrivato ed è iniziata una bellissima avventura. Ti facciamo vedere anche cosa hai vinto in carriera, perché cioè Ivan non è che hai fatto una carrierina così, cioè 10 torneini li hai vinti, Ivan, cioè per un ragazzo che è partito dalla Croazia insomma in maniera un po' rocambolesca, non malissimo, non male. Ne ho perse anche tante finali, tantissime purtroppo dal mio allievo di adesso, da Roger, però sì, non mi avrei mai sognato una carriera del genere, soprattutto come hai detto bene tu, dall'inizio a 13-14 anni sono stato profugo di guerra, finito in Italia per beneficenza, per una bella mossa dalla famiglia Bucero e il Circolo Pleiadi. Sono finito in Italia e lì mi si è aperto il mondo perché ho avuto la possibilità di allenarmi con i grandissimi campioni, grandissimi maestri e esprimere tutto il mio potenziale che ho avuto. Devo dirti, Ivan, che la tua storia è veramente fantastica. Cioè, quando me l'hai raccontata la prima volta mi sono venuti i brividi e mi tornano a venire i brividi perché, insomma, però sliding doors, hai visto, sono aperte le porte, Ivan, ed è stato poi l'inizio della tua grande carriera. Filippo, invece con te andiamo a rivedere un'immagine perché abbiamo anche un pezzo di telecronaca e qui chi ama il tennis si deve mettere sull'attenti perché quella tua vittoria contro sua maestà Roger Federer è stata commentata da Rino Tommasi e Gianni Clerici e questo è un privilegio concesso a pochi. Allora andiamo a rivedere e poi dopo ci dici tutto quello che vuoi, Filippo. Andiamo. Match point Volandri. Ecco, e ora finalmente si è smagato, Filippo. Il pubblico. Sì, si è smagato, sì. Il pubblico. Hanno capito che sta per vincere. Sì, no, ma anche gli ha troppo delusi Federer. Ecco qui. Volandri 6-2, 6-4. Vince Volandri. È sicuramente la vittoria di maggior prestigio della sua carriera. Ora Filo, l'hai vista tante volte, però so che sei emozionato. Vengono i brividi a me? No, ma fa sempre un certo effetto. Innanzitutto, per fortuna non lo allenava Ivan, e quindi questo è stato già avvantaggiato abbastanza. Però sì, insomma, per me è stata la partita, perché poi a Roma, io da piccolino, quando mi chiedevano ma tu cosa vorresti vincere, Wimbledon, Roland Garros, Wimbledon sicuramente no, perché le mie caratteristiche non me lo permettevano. Però cioè, io dicevo proprio Roma, il Foro Italico, sono riuscito ad arrivare in semifinale, non sono riuscito a vincerlo, però per me quello era il torneo, quindi battere sua maestà in quel torneo per me valeva doppio, ecco. Allora, ti facciamo vedere anche delle altre immagini, ci sono delle fotografie, perché sai, è stato un momento che ha cambiato la tua vita, quel momento lì? Eccoci. Beh, qua. Sì, sì, voluto dire molto. Io sono uno che rimane abbastanza con i piedi per terra, però lì, insomma, ha voluto dire tanto, ho dato il 5 a tutto lo stadio, cosa che io di solito non sono abituato a fare, però quella sicuramente mi ha aiutato in quel momento, mi ha aiutato a fine carriera sicuramente, mi ha dato tanta visibilità, ancora oggi me ne dà molta, quindi ha voluto dire tanto in generale, proprio per la mia vita, non solo per la mia vita, per la mia carriera tennistica, ma per la mia vita in generale. Ivan, ovviamente la domanda delle domande per te, sconfiniamo nel campo della banalità, cosa si prova ad allenare Federer? Perché cioè, è un privilegio concesso a uno, è un unicum al mondo, eccoti qua. No, è sicuramente
gradevole, è una grandissima persona innanzitutto, come prima cosa. Poi tennista, il tennis lo vede, diciamo, in un modo speciale. Parlare di tennis con lui, lavorare con lui e spolverare tutti i segreti che uno può immaginare è un privilegio e divertente anche, che porta poi anche ovviamente anche tanto stress e tante pressioni, però devo dire che è veramente un'esperienza fantastica. Non c'è stato un giorno da quando abbiamo iniziato a lavorare 4 anni e mezzo fa che ho pensato che forse era una decisione sbagliata, assolutamente, e speriamo che continua ancora per lungo tempo, che ovviamente non possiamo sapere quanto durerà. Ora, tu hai sempre avuto con lui un rapporto particolare. Io l'ho scoperto un giorno in redazione, perché sei venuto da me e mi hai detto: oggi Federer non gioca sul centrale ma gioca sul campo 1. Io ti ho detto: scusi, ma tutte le agenzie riportano un'altra roba? E tu mi hai detto: no, mi ha mandato un messaggino. Mi ha detto: come ti ha mandato un messaggino? E lì ho capito che c'era un rapporto un po' particolare con il ragazzo. E hai fatto anche un bellissimo faccia a faccia con lui quando ancora non lo allenavi. La prima domanda che gli hai fatto è: cosa pensi di me quando giocavo e cosa ti mettevi in difficoltà? Che io lo trovo fantastico. E lui, secondo te, Filippo, cosa ha risposto, Federer di Ljubicic? Ma tecnicamente, ovviamente, Ivan aveva un servizio fuori. Io non glielo posso dire, io rosicavo, ma soprattutto, uno, perché non avevo un bel servizio, un buon servizio. Due, perché io ho fatto diverse preparazioni invernali a Monte Carlo con Ivan. E Ivan faceva tanta atletica, vero? Però poi arrivava in campo, bello sereno, con un cesto di servizio, tirava 10 palle dal centro, faceva un cesto di servizio, poi ci salutava e grazie, arrivederci. E noi invece lì a correre in su e in giù, provare mille colpi, mille cose. Quindi proprio io lì rosicavo come un pazzo, però ci siamo dovuti attrezzare di conseguenza. Dai. Raffi, la tua vita senza tennis cosa sarebbe stato? Cioè, c'è sempre stato? Cioè, sei nata e ti hanno messo una racchetta in mano praticamente, perciò voglio dire. Quando approcciare il tennis professionalmente, cioè non era da tutti, eh? Cioè, quando hai capito che saresti diventata una grande tennista, Raffi? Abbiamo delle immagini belle, tue da bambina. Io non era nel, diciamo così, nei miei programmi, nel senso che ho iniziato molto presto perché mio padre giocava con gli amici e quindi andavo con lui e giocavo contro il muro con la racchetta che era più grande di me. Poi all'età di 6 anni mi hanno regalato la prima racchetta di legno. E quindi devo dirti la verità, forse ho preso consapevolezza nel momento che sono partita per gli Stati Uniti da bollettieri, lì inquadrato sulla sinistra, cambiato un po' dal punto di vista proprio della mentalità. Sono partita con la mia Samsonite e le mie racchette per fare questa esperienza negli Stati Uniti. Non avevo ancora compiuto 15 anni e dal di lì, insomma, ho iniziato a vedere. Ero in un'accademia con 200 ragazzi, quindi insomma a livello anche di competizione, a livello di allenamenti, insomma completamente diverso dai 3 anni che avevo passato al centro tecnico a Latina, quindi insomma era tutt'altro mondo, ma è una consapevolezza diversa dal punto di vista proprio anche del lavoro, della mentalità, del non mollare mai. E forse quella in famiglia che ci ha creduto più di tutti è sempre stata mia madre, che poi ovviamente io, i miei genitori sono mancati tutti e due, quindi papà mi raccontava che mamma mi ha sempre spronato, è stata lei che ha detto: la bambina può partire per gli Stati Uniti. Quindi devo dire che ho avuto mamma e papà, una famiglia fantastica che mi ha permesso di fare veramente la cosa più bella del mondo, almeno per me lo era, grande, grande passione, grande determinazione. E senza un gran talento, insomma, quando Filo parla del servizio, mi associo, perché anch'io proprio col servizio ero assolutamente negata, però insomma avevo non mollavo e riuscivo comunque. Sono arrivata quasi lì alle top 10. Peccato, perché forse con un servizio un pochino migliore magari sarei riuscita ad entrare lì, però guarda, non mai, come diceva Ivan, mai avrei immaginato di fare una carriera così, devo dirti la verità. Ivan, dicevi? È la cosa più semplice al mondo. Non capisco. In teoria ha ragione, perché non per me è l'unico colpo. Ancora di più, perché adesso vi dico una cosa verissima.
quando io mi mettevo a servire, io unica cosa che pensavo è tirare più forte che posso lì sulla riga. Non ho mai pensato alla tecnica, a spingere con i piedi, io, mai, mai, mai. Per me era la cosa più semplice in assoluto. Io non credo che a me abbia rovinato la racchetta di legno, nel senso che io ero talmente piccolina che la racchetta di legno era pesante, quindi se io prendo una palla da tennis e devo lanciarla dall'altra parte della rete, Lorenzo, cioè faccio una fatica, cioè ho sempre avuto problemi a questa spalla. Quindi dal momento, la prima parte del movimento, ok, era la seconda che, la seconda parte del movimento dove devi accelerare, che proprio ero, facevo una fatica al di là dei piedi, della spinta dei piedi, cioè mentre Ivan diceva, ok, colpire forte, io speravo, dico, mettiamola dentro e speriamo in Dio. Beh, allora tu quest'estate vai da Fantini e ti metti in una forma strepitosa, perché sai che c'è anche la palestra lì, perciò, ragazzi, esatto. Siete tutti invitati, ovviamente. Ivan, hai sentito la Raffi, ha detto Bollettieri, un mito, mi ha cambiato la vita, perciò l'importanza dell'allenatore, prima Ivan e poi Filippo che adesso ha intrapreso questa carriera, ne siete consapevoli di questo? Sì. Beh sì, io però, cioè, sono tantissimi vari tipi di allenatori, ci sono quelli da ragazzino che ti formano come persona, ti formano come giocatore, poi arriva il momento dal junior al professionale, giocato professionale, gioco tennis professionistico, che la fase più stressante forse di tutte, perché non hai sicurezze, non hai tantissimi dubbi anche nel momento della tua vita, è tutto nella nebbia, e poi sono quelli lì, che quelli dopo che arrivano, che sono i veri coach, quelli che ti dicono una cosa magari ogni 3 giorni, che però magari ti fa vincere quella partita la più importante, o ti fanno ragionare in un altro modo, te la fanno vedere in un altro modo. Quindi sono tantissimi coach, di allenatori diversi durante la carriera di un giocatore. Io non ne ho avuti tanti. Io ho avuto Riccardo, che ha fatto un po' la numero 2 e numero 3 di questi. Ha fatto un po' tutto, ha fatto mio padre, ha fatto mio amico, ha fatto mio fratello e ha fatto mio allenatore, e è stato anche mio testimone di nozze, quindi ho avuto una, diciamo, ha avuto un ruolo completo per me e per la mia vita, però diciamo gli allenatori un po' moderni adesso si vedono i giocatori che hanno due allenatori con due ruoli un po' differenti, che non è semplice, devo dire, perché comunque è sempre difficile capire quando spingere, quando lasciare l'altro parlare, quando non è una cosa semplicissima, però far sì che dà l'opportunità al giocatore di avere comunque un allenatore sempre con sé, perché comunque un giocatore gioca 50 settimane all'anno, un allenatore non può stargli dietro 50 settimane all'anno. Filippo, ti piace fare allenatore? Sì, sì. Allora, a me piace il ruolo che ho, perché dopo una vita girando il mondo, avendo poi una famiglia, diventava un tantino complicato continuare a fare praticamente lo stesso tipo di vita, quindi mi piace molto il ruolo che ho, perché mi consente di rimanere nel tennis, rimanere nel mio mondo, aiutare i ragazzi soprattutto in quella fase delicata di cui parlava Ivan, quindi dal junior al professionismo, perché è un po' il nostro compito, il compito della federazione, quindi accompagnarli nel mondo del lavoro. Una volta che noi li accompagniamo nel mondo del lavoro, poi loro dovrebbero essere in grado di poter spiccare il volo con le proprie ali, fare le proprie scelte. Ha ragione Ivan dicendo che adesso un tennista professionista ha un po' un mini team alle spalle, ha un, diciamo, un head coach, un traveling coach, perché come insomma dicevamo prima, 50 settimane sono tante e la stessa persona non riesce a gestirle tutte. Ma poi nel tennis moderno è subentrato il tattico, lo statistico, al di là del preparatore atletico, eccetera, eccetera, che sono figure un po' che già esistevano, così come il preparatore mentale, figura oscura fino a qualche anno fa, dove adesso invece diventa fondamentale per i ragazzi, ma per esempio anche per noi che comunque ci approcciamo con i ragazzi che sono tutti diversi. Quindi è diventato molto più ampio la parte di team, di squadra, quindi è un tennis diverso, in continua evoluzione. Raffi, prima hai parlato del fatto che sei stata capitana della Fed Cup, che effetto sì. Ti ha fatto? Cioè, 4 anni, dicevano che eri anche un bel sergentino di ferro, mi ricordo quel tempo. Oh.
Beh, devo ringraziare Adriano. Adriano Panatta entrò in federazione e mi chiese se volevo farla capitana. Devo dire la verità, anche le ragazze mi hanno, diciamo così, spinto nel farlo. No, sono stati 4 anni, ti dico la verità, bellissimi. Non è facile essere capitano, anche perché non hai poche occasioni per stare insieme. Insomma, gli incontri sono 2-3 all'anno, se almeno in Federation Cup era così. Adesso poi è cambiata anche la formula anche in questa competizione. E quindi, bene o male, riuscire ad avere una rosa di 10 giocatrici, perché la mia rosa non era delle prime 3 o 4, ma ho cercato un pochino anche di ampliarla un pochino di più anche con le giovani. No, sono stati 4 anni interessanti. Certo, si soffre molto di più in panchina che sul campo, questo senza ombra di dubbio. Però, insomma, da quasi Serie C siamo arrivati in semifinale a giocarcela ad Ancona contro gli Stati Uniti, quindi io in panchina con Billie Jean King dall'altra parte, quindi no, devo dire che sono stati anche quelli anni molto belli, e poi la fortuna comunque di rimanere nell'ambiente. Dopo sono entrata a Stream, quindi dopo a Sky, quindi dai, bene o male si rimane sempre nel tennis, e questa è una bella cosa, assolutamente. Sei veramente appassionata di questo sport. Quando ne parli, vedo che ti spunta il sorriso proprio spontaneamente, No, cara Rara. devo dirti la verità, poi bello oggi comunque anche condividere con i ragazzi le loro esperienze. Mi è piaciuto moltissimo Ivan quando parla di Riccardo, no? Del fatto che comunque non è. Anch'io ho avuto la fortuna, non ne ho avuto tanti di allenatori, però la fortuna anche di. Uno dei miei primi allenatori è stato Lele Spisani, che adesso ha 81 anni, è come se fosse mio papà. E quindi anche rimanere comunque in rapporti, che va al di là del tennis, no? Ma comunque con allenatori che dal punto di vista umano ti trasmettono questi valori, ecco, forse bisogna ritornare, secondo me, anche da questo punto di vista qui, perché poi alla fine quello che noi siamo è anche molto dei maestri che abbiamo avuto, almeno per me è stato così. Ho avuto la fortuna di avere, al di là di Nick, ma 3 o 4 allenatori che veramente, anche preparatore fisico, che se Raffaele è questa qui oggi, è anche merito loro, senza ombra di dubbio. Ivan, già quando vedevamo i momenti insieme, avevi iniziato a fare il manager subito. Non hai cominciato a fare subito l'allenatore, hai cominciato a fare il manager di Berdych. Poi hai cominciato a fare l'allenatore di Raonic, che hai fatto crescere non poco. Ti piace più fare l'allenatore o il manager? È una domanda difficile perché sono comunque due ruoli molto diversi. Il manager io lo faccio in modo che mi faccio circondare dalle persone che mi aiutano a esprimere quello che io voglio fare, cioè come voglio far crescere i ragazzi, come voglio aiutare i giocatori. Allenatore hai, diciamo, una linea molto più diretta, quindi sono comunque due ruoli differenti. Non lo so, non posso dire uno l'altro. Ovviamente fare allenatore di Federer è la cosa più bella che uno può sperare, immaginare, però devo dire che anche far aiutare i giovani, vedere questi ragazzini crescere, vedere i giocatori comunque migliorare, arrivare a raggiungere i loro sogni e tu essere parte comunque di questo percorso fa molto piacere. Ora, vedete nella sua impressione, tra un po' arriva una sorpresa, ragazzi, per voi, perché c'è una sfida per il momento virtuale prima di fare quella reale. C'è il 4 volte campione del mondo di beach tennis, perciò ragazzi, preparatevi psicologicamente, perché è complicato, è uno sport. Ivan, io ti devo fare una domanda perché mi viene spontanea. Come fai a farti rispettare, cioè a fare in modo che Roger faccia quello che tu gli dica? Cioè, io me lo chiedo, a volte allenare i campioni è molto più facile che allenare i carciofi, perciò questo qui è. Cioè, non è che io devo far ascoltare lui, è che lui mi chiede delle cose, cioè la dinamica è l'opposta, cioè lui che ha scelto me, non è che io ho scelto lui. Sì. Se uno ti sceglie è perché vuole ascoltarti, non perché Bellissimo. devi farti rispettare. Noi comunque hai iniziato all'inizio, hai detto noi siamo stati amicissimi già prima, le nostre famiglie sono comunque sono state molte, siamo ancora
molto vicini, e quindi io conoscevo già come lui vedeva il tennis e lui conosceva come lo giocavo e come vedevo il tennis io, quindi non era uno shock, non era stato uno shock per nessuno dei due, quindi era stato un percorso molto facile di viverlo insieme subito dall'inizio, quindi non c'era un periodo di prova, dici prendo un allenatore, non so se andrà bene o meno, facciamo 3 mesi, 6 mesi, vediamo come va, non è stato così, perché comunque io sapevo cosa andavo a trovare, perché conoscevo già tutto il suo team, tutte le persone intorno a lui, e lui mi conosceva già da prima, quindi non c'è questo, diciamo, rapporto tra... appunto, non c'è un allenatore che deve imporsi al giovane, no? È un rapporto di chiacchierata, di parlare di tennis, di scambiare le opinioni, e poi il giocatore deve andare in campo e vincere. Alla fine il giocatore è quello che gioca e vince, nonostante quello che noi allenatori gli diciamo. Allora, faccio una domanda da tecnici e da commentatori televisivi a Raffaele e a Filippo, che è la stessa: in cosa ha cambiato Federer il signor Ljubicic, cari ragazzi? Perché a un certo punto, tra l'altro, facile, però faccio rispondere prima a Raffaele. È risorto, cioè l'hai fatto risorgere, hai detto non alzati Lazzaro e cammina, ma Roger alzati e torna a vincere. Cosa ha fatto Raffi? Fai un passettino e mezzo in più vicino alla riga, che forse è meglio, cercare un attimo di non perdere campo sul rovescio, e questo direi che insomma direi che tutti abbiamo negli occhi la finale agli Australian Open 2-3 anni fa, che è stata secondo me una delle più belle partite in assoluto, dove insomma Nadal con quel suo dritto metteva sempre all'angolo dal lato del rovescio Roger, invece è stato veramente un match straordinario. Io credo che la capacità anche di questi grandi campioni, come diceva giustamente Ivan, il fatto comunque di anche affidarsi e di avere anche l'umiltà di ascoltare magari anche persone che insomma bene o male non hanno fatto i tuoi risultati, però non ce ne sono, cioè no ma, però sai, cioè, credo che questo sia una dote che hanno in pochi, assolutamente, il poter comunque ascoltare. Poi sai, fuori dal campo si percepiscono anche cose che magari dentro al campo non hai quella capacità di capire subito. Almeno io credo che gli hai fatto un po' cambiare un po' la posizione dentro al campo. Poi se Filo ha delle altre cose le dirà lui. Io ho scelto la cosa più facile forse. Ma sicuramente sì, quello, il fatto che comunque Roger stesse più vicino, scendesse più a rete, di rovescio cambiato completamente, colpiva la palla mentre saliva e riusciva a battere Nadal. L'unico modo per battere Nadal è su quella diagonale lì, secondo me. Io con Rafa non ho mai vinto, l'unica volta che però sono riuscito a metterlo in difficoltà è proprio perché io avevo come rovescio il colpo migliore e sul dritto di Rafa riuscivo a tenere quella diagonale. Ma ha cambiato tante cose Ivan. Roger è uno di quelli che noi guardiamo al di là della tecnica perfetta, ma anche per l'anticipazione di giocata. A me viene in mente quando Roger va su 40 pari da destra e 9 volte su 10 serve a uscire sul dritto dell'avversario, ma non perché gli piace servire a uscire, ma perché lui sa che comunque al 90% gli torna indietro una palla al centro del campo spostata un pochino verso il rovescio, dove lui invece gira col dritto e si apre il campo dall'altra parte. Cioè ha una visione del tennis, del punto un colpo o due avanti rispetto alla media dei giocatori. Ecco la differenza poi di come uno vede il tennis da grande campione o da buon giocatore. Ragazzi, vi adoro. Allora, adesso arriva il campione, 4 volte campione del mondo di beach tennis, ragazzi, perciò state attenti, perché... Benvenuto Michele Cappelletti. Dove sei, Michele? Eccoti qua. Ciao, come stai? Ciao a tutti. Sto bene, grazie. Sono a casa mia a Cesena. Sono anche un romagnolo doc. E volevo ringraziarvi per l'invito e soprattutto per me è un onore essere qui con delle leggende del tennis che hanno scritto veramente la storia del tennis, come Ivan, Raffaella e Filippo. Quindi veramente grazie per l'invito ed è veramente un piacere essere qui con voi. Grazie a te. Stranamente romagnolo, eh? Eh beh.
Allora, esatto. Il piacere nostro, Michele, ho detto che li avresti subito sfidati tutti e tre a beach tennis, e perciò lancia il guanto di sfida. Guarda Ivan che faccia che ha fatto. Avevo Ivan col servizio che si ritrova già un passettino avanti. Io mi infatti Ivan lo vedo abbastanza pericoloso, no, ma assolutamente vi sfido tutti e tre. Io vado di solito ad allenarmi a Cesenatico e quindi siamo sempre in Romagna, vi sfido a venire, non so se quest'estate sarà possibile con la situazione che abbiamo, però prima o poi di poterci trovare al mare e fare una giornata dedicata al tennis e beach tennis. Io ero un giocatore di tennis ovviamente quando ero bambino a un livello che neanche lontanamente paragonabile a quello che avete fatto voi, però sono un amante del tennis, lo seguo, l'ho seguito. Roger Federer è il mio idolo negli sport come esempio veramente di comportamento, quindi Ivan lo allena, è qualcosa di bellissimo, e Filippo ha scritto la storia del tennis italiano, Raffaella anche, quindi sarebbe veramente un onore, un piacere potervi sfidare e portarvi nella sabbia. Ora, ragazzi, devo dirvi che quando tornerò a lavorare in televisione, beh, voi tre venite di sicuro, e se facciamo il beach tennis chiamiamo Michele a commentare, vabbè, un po' gioco, un po' commento, perché avete visto che qualità ce le ha. Claudio, dai racchettoni al beach tennis, vorrei richiamare Claudio Fantini, perché cioè io quando ero giovane li chiamavo i racchettoni, e cosa è successo a un certo punto? No, Fantini, non ti sentiamo, prova a parlare. Se non accendi il microfono, Fantini, sì, ecco, vai. Miro, eccomi qua. Ma perché tu sai bene che la parola beach volley nasce nell'84 al Fantini, no? E dal di lì tutti gli sport hanno preso la parola beach. E nell'87, quando tutti giocavano a racchettoni, una volta feci fare un articolo sul giornale beach tennis, e dal di lì è partita. Sei d'accordo, Michele, vero? D'accordissimo. Esatto, perciò insomma il fatto di avere anche parte i tre grandi campioni, ma anche Michele che va a Cesenatico, però qualche volta è venuto a giocare anche al Fantini, e direi questa sfida più che a Cesenatico mi piacerebbe farla al Fantini perché è così abbiamo in diretta. Adesso che ti sei inserito non posso dirti no. vietato Michele, con grandissimo piacere. Raffa, tu che sei romagnola, avresti mai immaginato che i racchettoni sarebbero diventati uno sport così, così importante? Ma ha preso piede in un modo pazzesco, sì. Ma anche la zona tutta anche di Marina di Ravenna, io devo dire la verità, cioè tutta poi la riviera romagnola tra campi, devo dire che ha preso piede veramente tantissimo. Adesso c'è il padel un po' che sta arrivando anche da noi in Romagna. Certo che se giocare sulla sabbia fisicamente devi essere bello tosto, perché dopo un po' tra avanti, indietro, le volée, torna indietro, lob, una cosa, un'altra, insomma fisicamente è abbastanza dispendioso. Quindi io, arrivato a una certa età, faccio le cose un pochino più tranquille adesso, quindi se vogliamo fare due palleggi, Michele, molto volentieri, poi io mi fermo lì, eh. Va benissimo, anche due palleggi, Raffaella, accetto con grande piacere. Allora, abbiamo anche facciamo vedere, dico a Matteo, qualche immagine di Michele, così vedono i ragazzi collegati che... Ecco, spiegaci un pochettino, cioè cosa c'è di differente rispetto al tennis? Perché così anche noi studiamo un pochettino. Due contro due? Sì, allora, diciamo che noi, più come nel beach volley, giochiamo sempre due contro due. La disciplina del singolo... non c'è, o diciamo che è più una sorta di allenamento di preparazione per il doppio. Si ha solo un servizio, quindi non si ha il secondo servizio come nel tennis, il 40 pari e il punto secco, e ogni qualvolta si colpisce il nastro anche in battuta non viene ripetuto il punto ma si continua a giocare. Queste diciamo sono le principali differenze. Si gioca 2 su 3, 2 set su 3 ai 6, quindi questo diciamo un po' più in linea con il mondo tennistico. Ecco ragazzi, così abbiamo studiato un pochettino, abbiamo fatto un po' di didattica. Ivan, io ti faccio tornare ad un momento molto bello della tua vita e della tua carriera, perché hai vinto la medaglia olimpica ad Atene, e nel 2005 cosa hai vinto? Un trofeo bello importante nel tennis con la Croazia, Sì, la Coppa Davis. No, beh, siamo stati anche prima squadra nella storia del tennis a vincere la Coppa Davis senza essere testa di serie,
è stata veramente un'emozione fortissima, soprattutto perché il primo turno abbiamo battuto gli americani in America, battendo Roddick, Agassi e i Brian, i fratelli Brian, quindi veramente è stata un'emozione incredibile, soprattutto l'arrivo a Zagabria dopo aver vinto la Coppa Davis con 100.000 persone che ci stavano aspettando, è stato forse il momento più emozionante della mia carriera. Chi ha battuto Agassi? Agassi, Roddick e Brian, i fratelli Brian. Comunque, sì, no, hanno, per quell'anno lì hanno dichiarato di voler vincerla, hanno perso il primo turno. Non malissimo, ragazzi. Filippo, tanta roba è questa? Cioè... No, infatti, poi te mi fai sempre parlare dopo Ivan. No, ma io ti faccio parlare di quello che ti parli. Hai parlato dopo Ivan, cioè, l'ho detto prima, il numero uno. Tu non sei un ragazzo timido, hai capito, Filippo? Tu puoi parlare tranquillamente. Però posso dire la mia sul beach tennis, perché sono un po' fuori allenamento, però avendo avuto amicizie romagnole ho dato, ora sono un po' tantino fuori allenamento, ma ho dato. Poi io basavo molto sulla parte atletica, avevo la fortuna di saltare tanto e quindi sulla sabbia me la cavavo. Ti ho guardato tante volte in TV giocare, con piacere, Filippo, quindi mi ricordo bene quando hai battuto Federer al Foro Italico, la partita perfetta, ti ho visto organizziamo volte. Organizziamo la sfida, sono pronto, mi rialleno però un po'. Alla grande, ti aspetto, ti do quelle 2-3 dritte e sono sicuro che in poco tempo faremo sicuramente un bello show. Come si chiama il tuo compagno? Allora, attualmente, diciamo, qui in queste foto ci sono il mio compagno dell'anno scorso, Alessandro Calbucci, che è la foto in basso a destra, con cui ho vinto il mondiale l'anno scorso, e quello nelle altre due foto invece si chiama Luca Carli, che è di San Marino, vive in provincia di Rimini, ed è stato il mio socio storico per 7 anni, mentre con Alessandro ho giocato la stagione passata. E adesso ho iniziato un nuovo percorso nel 2020 con Tommaso Giovannini, sempre un romagnolo che vive a Lugo. Ma com'è la stagione di quest'anno? Sempre c'è il mondiale, c'è, ma si disputa, sai quando, come, dove, perché? È una bella domanda, Lorenzo. In teoria, dovrebbe essere a settembre a Terracina, in provincia di Roma. Doveva essere a giugno a Terracina, ovviamente per la situazione è stato rinviato, e per ora questa è la data. Bisogna vedere come si evolvono le cose. Io personalmente sono abbastanza negativo, nel senso che la vedo veramente dura poter ospitare un torneo internazionale dove vengono persone da tutto il mondo già a settembre. Speriamo di poterlo giocare e in teoria la data sarebbe più o meno metà settembre. Raffi, tu hai vinto tra i tornei che ti sei aggiudicata, che sei stata brava, ne hai vinti, brava Raffi, sei stata molto brava, hai vinto anche l'Internazionale d'Italia nel 85 a Taranto. Cosa ci facevano a Taranto, poi ce lo dici tu, e la domanda è, si fanno l'Internazionale d'Italia quest'anno? Qui mi fai una bella domanda. Sì, io ho vinto l'Internazionale d'Italia, che poi ogni volta quando c'è Roma, no, dicono sempre, sì, era edizione ridotta, effettivamente è vero, perché non era un tabellone normale, era un tabellone, credo, di 16, quindi veramente è stato un po' l'anno di transizione tra Taranto, che poi dopo rientrarono a Roma, si giocarono anche a Perugia, quindi insomma le donne prima di trovare, diciamo così, un collocamento a Roma hanno attraversato, diciamo così, più peripezie. Però insomma nell'albo d'oro c'è il mio nome, quindi che piaccia o no, nell'85 nell'85 lì si giocheranno, ma io ho un po' i miei dubbi. So che ancora non hanno, diciamo così, restituito i soldi per chi ha comprato i biglietti, quindi si sperano. La federazione in primis credo che spera di poter giocare, se a Roma fine settembre, primi d'ottobre, se no c'è anche, si ipotizza anche Milano, Torino, scorporando poi uomini e donne, insomma ci sono varie ipotesi, ma non lo so, devo dirti la verità, non sono molto fiduciosa per il 2020, questo è il mio parere, anche perché come nel beach anche il tennis muove, come ha detto anche prima Ivan, muove talmente tanta gente che prima di decidere di aprire, di fare, credo che bisogna essere in totale sicurezza e oggi insomma brancoliamo un po' nel buio. Che mi dispiace molto perché è una manifestazione sportiva, non solo tennistica, fantastica, una delle più belle che ci sono nel nostro paese, e perciò se insomma
se non ci dovesse essere, sarebbe sicuramente un vero peccato anche dal punto di vista economico per la federazione. Ivan, ci vuoi dire cosa è successo invece a Wimbledon? Perché sono stati i primi che hanno deciso, appena è scoppiato il problema purtroppo coronavirus all'inizio della pandemia, hanno detto noi non giochiamo, hanno annullato il torneo, ma perché si erano cautelati. Cosa avevano fatto sti ragazzi? Piuttosto previdenti. Wimbledon è stato l'unico torneo al mondo che ha pagato una polizza assicurativa proprio per questi casi qua, e quindi non hanno perso assolutamente nulla. Infatti sono stati dei primi a dire per noi non c'è problema, aspettiamo un anno, giocheremo il prossimo anno perché sono assicurati e l'assicurazione coprirà il guadagno perso che non ci sarà nel 2020. Però veramente sono stati avanti, perché per anni hanno pagato questa polizza assicurativa, che sai, adesso sembra normale che qualcuno si assicurerà per un evento del genere, ma non so quando hanno iniziato a pagare l'assicurazione, ma per tanto tempo l'hanno pagata e adesso hanno incassato. Insomma, sono stati per quello che ti ho detto previdenti, perché e del resto devo dire che è stato uno spartiacque anche da questo punto di vista per il futuro dello sport. Adesso tutti si cauteleranno in maniera differente. Io chiacchiererei con voi ancora tantissimo, abbiamo una decina di minuti, e devo chiedere a Filippo com'è la situazione del tennis maschile in Italia in prospettiva, visto che adesso sei fautore tra l'altro delle nostre fortune. Ma sì, una squadra. Guarda Ivan che ti ascolta con attenzione, se c'è qualcuno che ancora non conosci, guarda che ha drizzato le orecchie. No, ma Ivan li conosce tutti, c'è anche gente che lo aiuta nelle scelte. Tra l'altro, insomma, Ivan insieme a Riccardo Piatti allenano una delle stelline, che poi ormai è una realtà e si spera anche molto di più nel futuro che Jannik Sinner. Quindi Sa assolutamente che cosa fare, però il momento del tennis maschile è ottimo. Dopo aver sofferto per un bel po', dove le femminucce sono state le protagoniste del tennis mondiale per tanti anni, è arrivato il momento dei maschietti. Siamo stati anche oltremodo fortunati, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna, però quando abbiamo iniziato 4 anni fa a investire sui giovani, a cambiare un po' sia metodologia sia il modo di vedere i rapporti della federazione con i giocatori, non avevamo i numeri che abbiamo oggi. Abbiamo la fortuna di aver collaborato negli ultimi 4 anni e tuttora con Matteo Berrettini, numero 8 del mondo, e quando abbiamo iniziato a lavorare con Matteo lui giocava i Future, quindi tornei da $15,000. Stessa cosa vale per Sonego, primi 50 giocatori al mondo, ma abbiamo iniziato proprio a collaborare. Ecco, la parola collaborare è quella che ha fatto la differenza rispetto a tanti anni fa. Abbiamo iniziato a investire sugli allenatori, cosa che prima non si faceva, ma come abbiamo parlato prima degli allenatori, adesso l'allenatore ha un ruolo fondamentale nella crescita di un ragazzo. Però abbiamo 20 giocatori dei primi 200 al mondo, ne abbiamo 8 dai primi 100, sono numeri spaventosi rispetto a soltanto a 5 o 6 anni fa, quindi ce li godiamo, ma non troppo, perché dobbiamo lavorare per il futuro e abbiamo dei giocatori, al di là di Jannik, che comunque è già una realtà, abbiamo dei giocatori che faranno parlare di sé nel futuro. Non gli mettiamo pressione, ma insomma dovremo stare, speriamo di stare abbastanza tranquilli per i prossimi 10-15 anni almeno. Chi è il nuovo Volandri? Ma io spero anche qualcosa di meglio, qualcuno ce l'abbiamo già anche meglio di Volandri, però ne abbiamo giocatori annate 2001, 2002, 2003, sono già delle ottime annate, quindi speriamo di sfornare ancora tanti ragazzi che diventino dei professionisti, che diventino degli uomini migliori e di conseguenza dei tennisti migliori. Raffi, e chi è la nuova Reggi? E com'è il tennis femminile italiano invece? Oddio, le donne l'ha appena detto Filippo, insomma, dopo Schiavone, Pennetta, Vinci, Errani, non era semplice comunque, diciamo così, sostituirle. Forse lì si poteva magari cercare di giocare d'anticipo e diciamo così, affiancarle un pochino alle più giovani, magari in qualche Federation Cup, in qualche incontro, magari con qualche stage, ma insomma non sono qui a far polemica. Certamente adesso oggi c'è un centro tecnico femminile che hanno riaperto a Formia,
e quindi insomma si sta lavorando anche da questo punto di vista qui. Certamente nelle femminucce sarebbe anche più semplice riuscire a rientrare in una certa classifica mondiale, non la vedo così difficile, insomma maschi e femmine diciamo così sono due mondi ben diversi e ben, insomma, ben più difficile il percorso per arrivare a certi livelli, certamente insomma c'è molto da lavorare. Per quanto riguarda, dico, a me piace per la determinazione, la grinta, la Cocciaretto, Elisabetta Cocciaretto, l'ho vista quest'anno in Australia, ha perso il secondo turno, però insomma in campo è una che non molla mai, quindi ho migliorata anche lei nell'ultimo anno. Ci sono anche ragazzine che so un pochino più giovani che stanno anche loro facendo un certo tipo di percorso, però vedi, come diceva prima Filippo, la transazione tra juniores e professionismo nei maschi è certamente più difficile rispetto alle ragazze, secondo me, dal punto di vista proprio del livello del tennis. E quindi bisognerà, insomma, c'è Filippo, c'è Umberto Rianna, insomma ci sono dei nomi per quanto riguarda nel tennis maschile di bello spessore, bisognerebbe fare anche lo stesso forse anche nelle femmine, cercare magari di dare anche quella in più. Hai parlato di professionismo, Michele, tu fai professionista del beach tennis? Allora, professionista non al 100%, nel senso che nel beach tennis purtroppo, bisogna dire la verità, siamo indietro anni luce rispetto al tennis. La nostra storia è iniziata veramente all'interno dell'ITF nel 2009. Nel 2009 possiamo dire che il beach tennis è entrato sotto un'unica federazione che è l'ITF, che è il governing body ovviamente anche del tennis. E essere un giocatore, i montepremi non sono sufficienti per essere solo un giocatore, quindi chi come me è giocatore professionista è anche maestro. Io ho la fortuna che non ho bisogno di essere maestro nel quotidiano, quindi fare ore di lezione tutti i giorni, ma faccio solo degli stage di lezioni all'estero durante i miei viaggi quando vado a competere per giocare dei tornei. Quindi negli ultimi anni, riuscendo ad imparare un po' le lingue, soprattutto inglese, francese e portoghese, quando sono in giro per fare i tornei, magari mi fermo in quel posto subito dopo il torneo per fare un po' di stage e quindi riuscire a far tornare tutti i conti. Uno che parla un po' di lingua è anche Ivan. Quante ne parli, Ivan? Un pochino. Adesso ho usato questa situazione di virus che ho preso le lezioni di francese, che praticamente era la ultima che mi mancava. La ultima che mi mancava è bellissimo, mi spieghi cosa si prova a essere numero 3 del ranking mondiale? Cioè, come ha detto Filippo prima, a parte gli extraterrestri, dopo... però è tanta roba, no? Tanta roba. È stato un momento bellissimo della mia carriera, ero molto fiero perché sapevo di essere arrivato al tetto, perché su non si andava. Nadal e Federer erano assolutamente molto più forti, infatti molti anni dopo mi hanno detto che c'era una fase famosa che io avevo detto che essere tre del mondo non vuol dire che sono vicino ai numero uno e due, che in quel momento lì era assolutamente vero, nel 2006. Mi ricordo che facendo quarti di finale a Monte Carlo, con quel risultato lì sono passato David Nalbandian, che era numero 3 all'epoca, e quindi a Roma, proprio a Roma, Internazionale di Roma, sono venuto dal numero 3 del mondo, e quello era il primo momento, diciamo, sai, tu entri, tutti ti guardano allo stesso modo, però pensi di essere qualcosa di speciale proprio perché sei 3 e non 4. Comunque sono sì, è stato veramente un momento molto molto carino, perché ho avuto tanto per un periodo lungo di un buon tennis, ma quelli 18 mesi, tutto il 2005 e 2006, praticamente la prima parte del 2006 sono stati incredibili, perché mi sembrava veramente che andavo da una settimana all'altra giocando tutte le finali possibili. Non so neanche oggi perché, però sono messe insieme delle cose che sono riuscito a esprimere tutto quello che ho imparato e giocare un tennis molto carino.
Insomma, è gran carriera. Ha guardato il record: 429 vittorie, 296 sconfitte. Non male, caro Ljubic, non male assolutamente. No, ma che io ho sempre avuto, non ho mai avuto paura dei migliori. Io ho battuto Federer 3 volte, Nadal 2 volte, Djokovic 2 volte, Agassi 3 volte. Io dei migliori non ho mai avuto problemi e ho paura. Però perdevo anche le partite che magari sulla carta doveva assolutamente vincere, soprattutto negli slam. Non scappo da questa responsabilità, che negli slam non sono riuscito a esprimermi, e ancora oggi, tanti anni dopo, non riesco a spiegare questo fatto, perché non sono stato più nervoso che negli altri tornei. Fisicamente sono sempre stato forte. Filippo Lorenzo ha perso anche con me in uno slam. E ho toccato veramente il fondo, quindi... non lo so perché, non so, e per un caso stranissimo Filippo mi ha battuto a Roland Garros, però Roland Garros è stato quel torneo iniziativo più a mio agio, che sulla carta non doveva assolutamente essere così, però a Roland Garros ho fatto semifinale, ho fatto tanti quarti turni, sono riuscito a giocare, forse ad esprimermi meglio di tutti gli altri tornei. Però ecco, Filippo poi sulla terra comunque era un giocatore che non volevi vedere dall'altra parte della rete. Era impegnativo. Chiudo con una domanda a Filippo, allora, in prospettiva futura, che riguarda la famiglia Volandri. Tu sei un predestinato, il tennis ce l'hai nelle corde, te l'ha trasmesso la tua famiglia. Edoardo sarà un tennista? Ma quello che ho imparato è che faranno tutti sport, li obbligherò a fare sport, qui lo dico, ma quale lo devono scegliere loro? Altrimenti io dico ai genitori dei ragazzi che alleno di non fare quelli che li obbligano a, e poi sarei troppo ipocrita a farlo io. E quindi lo sport è educativo, è fondamentale, il tennis è soprattutto uno sport molto educativo, perché ti insegna a risolvere i problemi in campo, sei da solo, non te ne risolve nessuno per te. Però cosa faranno, sceglieranno loro. Emma non la vedo portatissima, molto tu, lei è ballerina. Edoardo o fa il tennista o fa il pilone del rugby, perché ha 5 mesi e pesa 8,5 kg, quindi vediamo un po'. Claudio, allora siamo in dirittura d'arrivo, ragazzi, sono fantastici, te l'avevo detto che sarebbe stata una serata speciale. Raffa, Filo, Ivan e poi anche Michele, che abbiamo scoperto in tutta la sua simpatia. Allora, e quando ci troviamo tutti al Fantini per giocare, perché ragazzi qua c'è la sfida a padel, a beach tennis, a quello che volete, e poi soprattutto, ragazzi, attenzione, c'è la sfida con la forchetta centro tavola, e qui esatto. Attenzione, che siamo dei professionisti, c'è Lorenzo esatto. Di serie lì. Esatto. Io sono di casa, quindi sono già lì io, non faccio molta fatica ad arrivare. Esatto. Ah, anch'io. Noi come sembra quasi sicuramente, anzi oggi è confermato la regione, che il 29 di maggio apriremo effettivamente, perciò insomma dal 29 ti aspetto quando sei a Milano Marittima. Allora ragazzi, io chiudo salutandovi con qualche immagine che già abbiamo visto, però insomma so che stasera quando vedevo che mandavamo 2 o 3 foto sorridevate, anche se non eravate inquadrati, perché fa sempre piacere, ragazzi, perché poi sapete, quando si gioca poi dice che mi tocca andare alla premiazione, che palle, invece dopo quando si è smesso, che bello, questa cosa l'ho fatta, l'ho vinta, perciò si gustano molto di più. Perciò Filippo Volandri, eccolo qua, grande, grande campione che ha battuto nella sua carriera, e lo raccanterai sicuramente a Emma, Edoardo, Roger Federer agli Internazionali d'Italia nel 2007, e poi il tecnico di Roger Federer, Ivan Ljubicic, eccolo qua, però vincitore, come abbiamo detto, anche di una Coppa Davis con la Croazia. Poi abbiamo la fantastica Raffaella Reggio, vediamo se trovo un'immagine, Raffi, eccoti qua, l'ho trovata, qui, doppia, guarda, volevo questa qua, con tutte le tue vittorie più importanti, per quelli che sono arrivati solo adesso, a sinistra, di tu cosa hai vinto lì a sinistra? Gli US Open e il doppio misto. E perciò ragazzi, esatto. non è che ha vinto, Claudio, con rispetto, non è che ha vinto il torneo di Cervia, perciò voglio dire, ci sta assolutamente. E poi il 4 volte campione
del mondo di beach tennis che abbiamo scoperto con grande piacere, Michele Cappelletti. Ragazzi, è stato bellissimo stare con voi. Grazie mille. Guardate la scritta, davvero. Ragazzi, perché stanno arrivando degli... Guardate qua c'è. A tavola mi iscrivo, Bonda. Questa sfida, Claudio, sicuramente sarà la più attesa. Lì forse possiamo partecipare anche io e te, insomma, che forse sì, possiamo... Sì, ci stiamo. Siamo competitivi. Grazie Raffi, un grande bacio. Grazie Fillo, grazie Ivan, grazie Michele. È stato un vero piacere. Viva il tennis. Ciao. Grazie Claudio. Ciao ragazzi, vi voglio bene, è stato bellissimo. Grazie mille, ciao. Grazie, ciao. So move with the time that you have, the world will keep spinning round.